Alla fine non c'è stata la manifestazione del movimento No Pass alla stazione di Rimini, soltanto una manciata di persone si sono presentate e poi se ne sono andate via sconsolate alle 15 l'orario che si erano dati per l'appuntamento, perché appunto non c'erano manifestanti, non avevano formato gruppo, non c'è stato alcun tentativo di interrompere i treni così come avevano promesso, e di fatto ci sono più divise delle forze dell'ordine che manifestanti. Era importante il dispiegamento di forze dell'ordine tra i poliziotti in tenuta antisommossa, carabinieri, militari, però appunto si sono presentati all'appuntamento soltanto pochi critici del Green Pass. Oggi, il 1° settembre, è il giorno in cui viene introdotto, lo ricordiamo, il Green Pass per i treni a lunga percorrenza. Chi non ce l'ha e viene sorpreso senza a bordo sarà costretto a scendere alla fermata successiva e rischia anche sanzioni dai 400 ai 1000 euro. C'era particolare attenzione per la provincia di Rimini, che è una di quelle col tasso di vaccinazione, anzi in Romagna è quella col tasso di vaccinazione più basso, perché storicamente in questa provincia il movimento Novax è molto forte, ben prima della pandemia. Il movimento è quello semplicemente dei turisti, perché ancora siamo in stagione balneare, di fatto il bel tempo aiuta gli arrivi di questi fruitori della città.